Carissimi amici, Shabbat è andato, un Shabbat enorme e grandissimo, ricevendo ancora la Torah, ricevendo ancora i 10 comandamenti. Emozionante, è molto molto dentro l'anima di ogni ebreo, Shavua Tov. Dove incominciare a discutere un evento che per sempre cambierà la faccia del mondo? Siamo arrivati a un punto dopo l'Exodus, dopo lasciare un posto che ci ha fatto tanto tanto male. Siamo nel deserto, siamo in uno stato di alta esultazione, perché abbiamo visto la mano di Hashem e che cosa ha fatto nel Mar Rosso per noi. Abbiamo visto la distruzione del nostro nemico. Abbiamo mangiato la manna e mangiamo la manna e stiamo mangiando la manna anche oggi, perché alla fine di tutti i discorsi, amici miei, stiamo mangiando manna. Ogni giorno che noi viviamo su questa terra è una grazia di Hashem, una grazia di Dio, è una grazia di pace, una grazia del suo amore per noi. Siamo arrivati alla montagna, alla piccola montagna di Sinai, che non è niente di grande, non è niente di fisicamente imponente, ma Hashem ci vuole mostrare che quello non è il discorso è la scelta. Il discorso è quello che noi facciamo ogni momento della nostra vita, e non ogni momento della nostra vita è grande, ma ci sono le piccole cose, le parole che usiamo, l'amore che mostriamo uno all'altro. Era così bello che uno dei miei allievi a Milano mi ha portato chalot, vino e dolci. E ha detto, ma grazie, ma ho tutto. Ah, lui ha detto, ma tu devi avere Shabbat. E certamente ho tutto per Shabbat, i miei amici mi stanno trattando che non mi manca assolutamente niente, Baruch Hashem, niente. Sto in un bellissimo posto, ho tutti i conforti che si può solo immaginare. È un Shabbat. Ieri sera ho avuto ospiti, perché è un Shabbat molto molto importante. Siamo arrivati ancora al momento dove Hashem sta scegliendo il nostro popolo, dove Hashem ancora sta dando a noi la preferenza del mondo, che sta ancora dicendo: voi siete kedoshim, voi siete sacri, voi siete il mio popolo scelto, e a voi io do
i 10 comandamenti e ci sono delle cose enorme che dice la Kabbalah su ogni comandamento. E ho pensato, che cosa voglio dirvi oggi? Oltre che Itro, che è il nome della parasha, un principe veramente del paganismo, un studioso, un grande personaggio dei idoli, viene nel deserto per vedere quello che ha sentito. Il mondo ha sentito i miracoli che Hashem ha fatto per noi. Lui ha voluto vedere. E questa cosa di vedere e di ascoltare ovviamente è una cosa molto importante dentro il mio lavoro, è il discorso della voce, è il discorso che in questo momento stiamo arrivando di fronte a Dio. Stiamo vedendo quello che è il dono di Dio a noi con i nostri occhi. Ma la cosa più importante di quello che vediamo con i nostri occhi, e ci sono quelli che non sono d'accordo, ma per me la cosa più importante e non il vedere esteriore, ma il sentire interiore. E noi abbiamo sentito la voce di Hashem, abbiamo sentito il discorso e stiamo svenendo perché la voce era così grande. Era così imponente che non potevamo ascoltare. E questo è il discorso della Neshama. È il discorso di quello che noi sappiamo dentro tutti, che è il discorso che Dio sta facendo con noi. Ogni momento della nostra vita, se noi siamo capaci, è che noi abbiamo la volontà ad ascoltare. La nostra relazione con Hashem inizia nel momento della nascita. Ma è una relazione che si deve curare, è una relazione che dentro la nostra anima così forte, che veramente 2000 anni prima di questo giorno Hashem ha creato la Torah e ha scritto e ha messo in forma la Torah. E quando la Torah ha sentito che Hashem va a dare la Torah in questo giorno, allora la Torah vuole sapere da Hashem, ma perché questo popolo? Non vedi che stanno svenendo? Non vedi che non hanno veramente la forza per tenere questo. Ma Hashem dice: non temere per nessun motivo,
Questo è il mio popolo e loro vanno a imparare. Niente cambierà il fatto che io devo dare al popolo la mia Torah. E questa è una grande cosa. Il problema è che con un dono c'è anche una responsabilità. E Hashem ha dato la Torah a noi. Io sto viaggiando con una bellissima Torah dedicata ai 6 milioni. E un rabbino l'ha visto l'altro giorno e ha detto che bello, ma io non so come puoi vivere con tanta kedusha. E io ho riflettuto questo Shabbat durante il mio studio. E io non ho paura di questa kedusha. Io non temo la kedusha, io temo Hashem. Io temo che non sono degna abbastanza per fare quello che devo fare. Prego ogni momento della mia vita per l'aiuto di Hashem, per fare il lavoro che devo fare dal punto di vista vocale e certamente dal punto di vista delle conferenze che vado a tenere adesso in tanti posti. Ma la cosa più grande di tutti i comandamenti, e quello è una cosa che dice il Rabbi Shimon, ma senza neanche pensare a il Shabbat, la tavola di Shabbat, il mangiare di Shabbat, il consumare con elevazione del cibo, la bontà di Shabbat, le brachot di Shabbat. È il discorso del terzo pasto di Shabbat. Molto, molto bello, perché lui dice che il terzo pasto di Shabbat è importantissimo. E si deve assolutamente fare 3 pasti nel giorno di Shabbat, perché nel terzo pasto sta una benedizione molto 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 forte, e dice: prepara il pasto per la fede superna. Fai il pasto per il re, perché lui ti farà felice il tuo cuore. Lui ti darà la terza anima. Lui ti ha dato all'inizio di Shabbat la terza anima, adesso, dopo che finisce il Shabbat, la terza anima se ne va. È quel incredibile regalo che noi riceviamo durante il Shabbat, la terza neshama. Si va, ma torna. Ma
non resta. La benedizione, lui dice, su una tavola vuota. Ad allora è importantissimo di sempre avere pane per ogni pasto, perché la benedizione non resta su una tavola vuota. E per me questa frase è molto importante, perché per me noi siamo la tavola, la nostra Neshama è la tavola, la nostra anima è la tavola. E quella tavola deve essere piena di tutto quello che è Hashem, di tutto quello che sono i comandamenti, di vedere uno come Itro, un pagano che viene nel deserto per vedere Hashem e i miracoli che fa, di convertirsi, di portare la moglie, di portare i figli di Mosè, ma di vedere il merito che ha Mosè di portare il nostro popolo al momento di essere degno, di essere forte, di essere pronto per ricevere quello che è il nostro birthright, che è la nostra, il diritto della nostra nascita. È la diversità di quello che siamo. È una benedizione. E con questa diversità vengono responsabilità, non c'è niente da dire, ma tutti noi che lavoriamo per il bene del nostro popolo e ognuno di noi in qualche maniera sta lavorando per questo, noi dobbiamo sapere che non ce n'è una cosa che è inutile e non c'è una cosa più grande di Shabbat. E la relazione che noi abbiamo il giorno di Shabbat è quella cosa spettacolare che esiste per noi per chiudere tutto quello che è la benedizione di Shabbat, ma chiuderla dentro il giorno, assaggiare il frutto della nostra vita, del nostro lavoro, di quello che facciamo giorno dopo giorno, ed è tutto concentrato in Shabbat e nei benedizioni di Shabbat. Che cosa può più essere importante o di più importante di quello che è i 10 comandamenti? Abbiamo Rosh Hashanah, abbiamo Yom Kippur, abbiamo Pesach, Hanukkah, Purim, Shavuot, abbiamo tutto! E la nostra vita sono le nostre feste, culminando tutto, ogni settimana,
nel giorno di Shabbat. Io vi auguro una buona settimana, una settimana di pace, una settimana di amore, una settimana di aprire il vostro cuore e di pregare a Hashem per il nostro popolo e per il mondo, per voi stessi, per i vostri amici, e di chiederlo l'apertura nei vostri cuori per quello che è la sua legge, per quello che è il suo volere, che quello che è il suo desiderio per noi, il suo popolo. Io vi auguro una buona settimana, una settimana di pace nel mondo, una settimana di connettarsi con la voce interna che esiste ed è alla vostra disposizione. Martedì faccio due conferenze in un giorno, uno tutti e due a Milano e tutti e due nel Merkoz, che è l'Inyan Chinuch Chabad, le scuole per le ragazze e per le mamme. Per la famiglia, in altre parole. Una benedizione a tutta la nostra famiglia ebrea nel mondo. Shalom, shalom. Shalom.